Il tema dell'Annunciazione, fin dall'antichità cristiana, è presente nelle catacombe. La sua forma più essenziale è costituita dalla figura della Vergine Maria seduta e l'angelo Gabriele, senza ali, vestito di una tunica bianca con clavi scuri, che dialoga con lei, cogliendo l'essenziale del testo evangelico di San Luca. Nel corso del V secolo compaiono raffigurazioni in cui l'angelo raggiunge Maria presso una fonte, affidandosi al racconto apocrifo del protovangelo di Giacomo. È nel corso del Medioevo che si definiscono altri elementi, come i fiori di giglio che Duccio di Boninsegna raffigura entro un vaso, la colomba, simbolo dello Spirito Santo, il libro tra le mani della Vergine. L'immagine dell'angelo inginocchiato, qui in Giotto, traduce le parole del saluto riverente dato a Maria, ma la figura della Vergine, a sua volta inginocchiata, deriva dalla lettura delle meditazioni della vita di Cristo dello Pseudo Bonaventura. L'angelico inserisce all'esterno della casa la scena della cacciata dei progenitori dal paradiso terrestre e l'immagine della colpa che ha determinato la necessità della redenzione e quindi l'incarnazione del Figlio. Leonardo raffigura nel duplice gesto di Maria il turbamento alle parole dell'angelo, la mano alzata, e la fede basata sulla Bibbia, la mano sul libro, libro che indica anche la sua disponibilità ad accogliere il Verbo e divenire sede della sapienza. Tra le caratteristiche di un'annunciazione di maestro nordico come Van Eyck, la Vergine Annunciata viene raffigurata a capelli sciolti, come all'epoca si usava per le fanciulle non sposate. Qui l'artista scrive da destra a sinistra e all'ingiù le parole Ecce Ancilla Domini, la risposta di Maria che deve essere letta dal cielo. Da qualche tempo si era elaborata una rappresentazione simbolica detta caccia mistica, in cui l'angelo Gabriele guida una muta di cani che inseguono un unicorno, il quale si rifugia in grembo a Maria. Scena qui svelata nella parte superiore con il padre che invia la colomba e il figlio. Intanto gli artisti cercavano di rendere visibile il significato dell'annuncio. Alcuni mostravano il bambino Gesù inviato dal Padre dietro alla colomba dello Spirito Santo, come fece Giovanni Santi, ma questa forma fu condannata dai teologi. Altri inserivano numerosi elementi simbolici, come fece Lorenzo Lotto, dal libro immagine del Verbo dietro alla Vergine visibilmente turbata, alla clessidra immagine della pienezza del tempo in cui Dio manda il suo Figlio. Al gatto, simbolo del maligno che si vede sconfitto dalla venuta del Figlio di Dio. Il tema dell'Annunciazione ha attraversato tutti i secoli della storia dell'arte. Nell'Ottocento si presta per assecondare il gusto storico orientalista di artisti come James Tissot, che interpreta in maniera del tutto nuova l'immagine dell'angelo in dialogo con Maria, la quale accoglie l'annuncio inginocchiata su un tappeto. Molto particolare negli anni 70 l'interpretazione di Theodore Prescott. L'angelo è realizzato con tubi neon e il giglio sotto vetro, mentre Maria è rappresentata come una giovane ragazzina intimorita.